Studiare fotografia con l'intelligenza artificiale? Ebbene sì, questo è possibile grazie a ChatGPT, un software di intelligenza artificiale sviluppato da OpenAI. Questo software vi permette di andare a formulare qualsiasi domanda e ricevere delle risposte molto ben composte e soprattutto ricche di informazioni. Vediamo oggi in questo video come poter sfruttare la cosa a proprio vantaggio per studiare e migliorare in fotografia. Ti ricordo di supportarmi lasciando un mi piace a questo video, iscrivendoti al mio canale, attiva anche la campanellina delle notifiche e soprattutto commenta qui sotto le domande che fai o che farai a ChatGPT per condividere con gli altri delle curiosità sulla fotografia. Ci troviamo adesso su ChatGPT, è un software online, quindi basta semplicemente cercare ChatGPT, fare l'iscrizione e potremo poi entrare all'interno del sito web. E la cosa bella che mi è piaciuta di questa piattaforma AI è il fatto che tutte le informazioni sono informazioni verificate che sono state caricate manualmente da enciclopedie, riviste, giornali con delle fonti verificate. Quindi non troviamo articoli fake o cose del genere e questa è una cosa davvero fighissima. Ma soprattutto quando l'ho iniziata ad utilizzare applicata al campo della fotografia, mi sono meravigliato per la qualità delle risposte che ci andava a generare. E rispetto a Google, qual è il vantaggio? È che troveremo risposta alle nostre domande, mentre su Google troviamo risposta molte volte alle domande degli altri e o informazioni sparse in giro per il web. Siamo poi noi a selezionare queste informazioni. Quindi vi spiego, se cercate informazioni su come funziona un flash fotografico, troverete il video di che spiega o troverete l'articolo di che spiega il che va bene, ma essendo che in questo caso la risposta è formulata da fonti verificate, è quasi sempre simile per quanto riguarda la qualità delle informazioni che vi vengono restituite, ma soprattutto è un'informazione che vi permette di in 3 righe imparare la cosa che state cercando e questa cosa veramente vi può aiutare tantissimo. Vi faccio vedere alcune applicazioni. Questa è l'interfaccia e praticamente qui al lato abbiamo la possibilità di creare dei diversi argomenti, quindi dei topic differenti. Possiamo parlare in un topic di fotografia, in un altro topic di qualche altra cosa. E la cosa bella è che praticamente iniziando a parlare con l'AI della stessa cosa, ogni volta apprenderà informazioni da quell'argomento e quindi cercherà di ottimizzare le risposte in base a quello che voi ricercate. Quindi se inizio a parlare di flash fotografici, capirai che sto parlando di fotografia, di flash, di illuminazione, eccetera, quindi tutte le risposte correlate che faremo dopo praticamente saranno sempre riguardanti il topic che si andrà a generare all'interno della chat. Vi faccio vedere adesso come funziona. Essendo fotografi, ovviamente la prima domanda che vogliamo fare è quando è nata la fotografia. Il software genera delle risposte sui loro server, quindi non si basa ovviamente sul lavoro offline. Ci viene quindi restituita la risposta alla nostra domanda e possiamo continuare con un'argomentazione differente o anche chiedere, ad esempio, dimmi di più. Quindi vogliamo sapere di più sulla nascita della fotografia e il software appunto ci restituirà una risposta. La fotografia è una tecnologia che consente di registrare immagini sul supporto fisico, pellicole e sensori digitali. La prima fotografia è stata sviluppata da chi ha inventato cosa, quindi ci va a generare una risposta che in questo caso fermerò perché non è quello che voglio mostrarvi in questo video. Quello che voglio mostrarvi in questo video è come utilizzare questa intelligenza artificiale per studiare le cose che non conoscete. Se siete soprattutto alle prime armi, ma anche se siete in modalità avanzata, anche io ho cercato cose, ho imparato da questa AI e quindi è molto molto interessante. Vi faccio vedere ad esempio, non sapete come funziona un flash fotografico. E praticamente un flash fotografico è un dispositivo che emette una breve e intensa luce per illuminare un soggetto durante la ripresa fotografica. Esistono diverse tipologie di flash, il principio di funzionamento è simile. Il flash è composto da un tubo di scarica, eccetera, no? Quindi facciamo generare questa risposta. Quindi ci sta spiegando come funziona tramite una scarica elettrica che genera appunto tramite l'utilizzo di un gas un forte lampo e questo lampo ci permette di illuminare ovviamente le nostre fotografie. Alcuni sono alimentati a batterie, altri sono alimentati in maniera elettrica. Guardate, lui continua a scrivere e già la quantità di informazioni che mi ha dato tramite questa piccola risposta è sicuramente qualcosa che mi ha permesso di capire come funziona un flash fotografico. Adesso vogliamo andare più nello specifico e chiedere ad esempio
Come si misura la potenza di un flash fotografico? E quindi iniziare a capire come misurare, ad esempio, la potenza di un flash fotografico. Infatti ci spiega subito che può essere misurata sia con il guide number oppure con i watt secondi, quindi la potenza in watt, appunto 400, 500, 600, 1000 watt, eccetera. E già da qui iniziamo a capire, ad esempio, come viene calcolato il numero guida, quindi a una tot distanza con un tot ISO ci restituisce una tot illuminazione e da lì nasce il numero guida. Poi vogliamo sapere, ad esempio, cosa è l'HSS. Guardate, le risposte sono veramente così efficaci che se passate un'ora su ChatGPT potete studiare e imparare cose che prima ci mettevate tempo. Ovviamente vi ricordo che se volete imparare, addirittura vedere video su come funzionano le cose, sul mio canale YouTube trovate tantissimi video, quindi non rimpiazzatemi adesso con le AI, però sicuramente è uno strumento molto importante, mi raccomando, utilizzatelo. Ovviamente posso andare avanti con le richieste alle AI, ci sono veramente risposte a qualsiasi domanda, non solo per quanto riguarda la fotografia, ma applicatela anche proprio per migliorare il modo in cui lavorate. Ad esempio, adesso lasciamo stare l'ambito dei flash, potete continuare a chiedere cos'è un diaframma, cos'è la profondità di campo, cos'è il tempo di scatto, cos'è un otturatore lento, cos'è l'ISO. Fate tantissime domande e soprattutto ditemi qui sotto quali sono le domande che farete, perché sono curioso anche di vedere le risposte alle domande che avete fatto voi. Vi voglio far vedere anche come lo potete applicare in ambito lavorativo, perché se dovete scrivere una mail, ad esempio scrivi una mail per Gianfranco, se qualcuno di voi si chiama Gianfranco mi salutasse qui sotto nei commenti. Allora, scrivi una mail per Gianfranco per dirgli che le fotografie ritoccate sono pronte per essere visionate e commentate, invitandolo a eseguire il tutto entro 7 giorni. Ringrazialo per la sua collaborazione. Ad esempio, vediamo cosa ci dice. Egregio Gianfranco, spero che tu stia bene. Sono lieto di informarti che le fotografie che hai fornito per il tocco sono pronte per essere visionate e commentate. Ti invito a darci un'occhiata e fornirci i tuoi commenti entro 7 giorni, in modo che possiamo completare il lavoro nel modo più efficiente possibile. Vorrei anche ringraziarti per la tua preziosa collaborazione. Siamo sempre lieti di lavorare con professionisti come te e siamo sicuri che il risultato finale sarà all'altezza delle tue aspettative. Non esitare a contattarmi se hai domande o dubbi. Cordiali saluti, il tuo nome. Ovviamente che non ho fornito, perché avrei potuto anche dire il mio nome e l'avrebbe scritto in automatico. Guardate come con 3 righe di informazioni ho ricevuto una mail che probabilmente avrei scritto in 3 righe altrettante. Quindi avrei scritto: ciao Gianfranco, spero tu stia bene, ecco le fotografie ritoccate, ti invito a visionarle entro 7 giorni così da completare il lavoro, cordiali saluti Marco. In questo modo ho una mail molto più formale, una mail che è sicuramente visivamente anche bella da leggere e ci permette di migliorare anche la nostra apprensione proprio di come scrivere una mail. Ma vi raccomando di utilizzare questo strumento, perché ragazzi, quando inizierete ad utilizzare ChatGPT vi renderete conto delle sue potenzialità. Vi faccio un ultimo esempio. Voglio ad esempio scattare una fotografia still life, ma non ho idee. Ovviamente per questo forse c'è un altro software che vedremo più avanti che si chiama DALL-E ed è praticamente la stessa AI, solamente basata per fotografia, ma non vi dico niente, però nel mentre se volete iniziare a dare un'occhiata. E possiamo chiedere: devo scattare una fotografia di un profumo su un set fotografico, hai consigli? Vediamo cosa ci dice. Sì, alcuni consigli per scattare una fotografia di un profumo su un set fotografico. Scegli la giusta illuminazione, la luce gioca un ruolo fondamentale nella fotografia di un prodotto, una buona illuminazione può rendere il profumo attraente e invitante. Scegli una luce calda e diffusa per creare un'atmosfera soffusa e romantica, oppure una luce fredda e diretta per un look più moderno e sofisticato. E già con questa cosa, che può sembrare scontata, ovviamente mi direte sì, se devo scattare un profumo ovviamente lo devo illuminare bene, ma vi ha anche aggiunto che se volete un'atmosfera calda,
e romantica, quindi soffusa e romantica, utilizzate una luce calda oppure luce fredda per un look minimale e moderno. Oppure utilizza un supporto adeguato, questa è la seconda, il secondo punto. Il supporto deve essere stabile, in grado di tenere in posizione il profumo. Un supporto trasparente come una lastra in plexiglass può aiutare a creare un effetto di sospensione del profumo. E già lì ovviamente ci sta dicendo se lo vuoi far fluttuare, lo puoi poi post-produrre con un'asticella in plexiglass che puoi rimuovere tranquillamente in Photoshop. Gioca con gli angoli, prova a scattare diverse fotografie da diverse angolazioni per catturare tutti i dettagli del profumo e creare immagini interessanti. Usa una lente macro, ovviamente, adesso non mi specifico ogni punto, gioca con i colori e non esitare a usare Photoshop per migliorare le tue fotografie. Quindi guardate, già ho formulato una domanda così base e ho avuto un argomento così esplicito, così ampio, no? Proprio nella risposta che mi ha generato. Vi giuro, ragazzi, l'ho usato per settimane. E mi ha aperto un mondo, soprattutto per quanto riguarda anche proprio le idee da portare sul canale. Quindi a volte gli chiedo: secondo te può funzionare di più un video dove parlo di impostazioni di fotografia o un video dove parlo della mia vita a Londra di fotografia? E lui mi genera delle risposte basate anche sulla ricerca. Ci tengo a premettere che non è un'AI basata sulle informazioni che compaiono sul web giorno per giorno. Appunto, vi dicevo, il database è stato creato manualmente ed è aggiornato fino al 2021, quindi se chiedete cosa è successo ieri in quella città non vi saprà dare risposta. Ma poi nelle nuove versioni che usciranno, infatti ci sono un po' di spoiler che in realtà non sono certi, ma si parla di un aumento di potenza di calcolo bestiale, diciamo, nella nuova versione. Quindi questo era il video dove vi volevo mostrare come studiare fotografia tramite un'intelligenza artificiale. Secondo me questa apre un mondo alla conoscenza e se sfruttata bene vi permetterà di crescere giorno per giorno in maniera esponenziale. Ovviamente sentitevi liberi di copiare e incollare queste informazioni nelle note del vostro cellulare, in un'applicazione su Notion, dove volete e fatene buon uso perché vi ripeto, questi tool dobbiamo utilizzarli in maniera non passiva, li dobbiamo utilizzare in maniera attiva, quindi cercando di trarre il meglio a nostro vantaggio. Almeno cerchiamo di sfruttarli fin quando non ci ammazzeranno tutti. No, scherzo. Comunque, se questo video ti è piaciuto, io ti invito a lasciare un bel mi piace, commentare qui sotto con le domande che hai fatto tu a ChatGPT e soprattutto iscriviti al mio canale se ancora non l'hai fatto. Seguimi anche su Instagram, dove lì pubblico un sacco di storie interessanti e puoi anche scrivermi dei messaggi privati per chiedermi qualsiasi cosa. Noi ci vediamo in un prossimo video, nel mentre continua ad essere creativo. Un saluto da Marco, ciao a tutti!